Oh, finalmente si torna a parlare di mini PC con questa sorta di Mac Mini M1, ma con Windows 11, molto stile, molto carino esteticamente e anche molto interessante. Allora, lui è il Minis Forum Elite Mini TH60 ed è molto molto elegante. In realtà si tratta di un box in plastica, ma che sembra alluminio alla vista. Riflette anche come l'alluminio, ma al tatto non è così pregiato. È super leggero, davvero sottile, ha un buon airflow con ingresso di aria fresca e uscita di quella calda, ha un buon numero di porte sulla parte frontale e anche tante porte posteriori. All'inizio sembrava vuoto per quanto leggero, poi l'ho smontato e vi confermo che no. Non è vuoto. Smontarlo è abbastanza semplice, anche se c'è da scollare un'inutile placca in plastica che serve solo per nascondere i fori della scocca. Basta semplicemente tirar via quel pezzo e accedere alle viti. All'interno si trovano ben due slot per SSD M2, c'è anche la scheda Wi-Fi sostituibile, c'è anche una porta SATA disponibile. Anche se in realtà all'interno poi non c'è lo spazio per inserire un modulo SATA, in realtà ho visto anche una porta per inserire, anzi una, forse due porte per inserire delle ventole in più che non ci stanno, così come non ci sta una memoria SATA, però secondo me per qualche mod, se qualcuno vuole fare una mod del genere, è interessante. Ma tranquilli, anche se ben nascosta, la RAM è sostituibile ed aggiornabile. Basta smontare la ventola del dissipatore per accedere alla RAM, non comodissimo ma nemmeno troppo complicato. Il sistema di dissipazione è ok, classica ventola, radiatore, heat pipe, insomma un sistema adeguato per reggere i 6 core e 12 thread del Core i5 11400H. È esatto, è il modello ad alto TDP e questa è una bella sorpresa. Solitamente i mini PC così sottili non si trovano processori della serie H, quelli che spingono un bel po', solitamente si trovano quelli a basso consumo, quindi direi che questa è già una buona notizia per chi cerca una macchina sottile, leggera e portabile e che all'occorrenza sotto il profilo della CPU non si lascia pregare. Ma prima di capire se è veloce, potente e silenzioso come un classico Mac Mini M1, vi dico purtroppo che nel BIOS non si può fare molto. Si può regolare la velocità della ventola e si possono modificare i parametri di accensione se lo volete utilizzare come serverino, ma poco altro. Ma al primo avvio fortunatamente ci si ritrova nella configurazione iniziale di Windows 11, in modo da poter disattivare e negare i consensi a tutte le cose che non ci vanno. Per il resto Windows 11 è già attivo con licenza digitale, consiglio di fare subito una ricerca di update per avere la versione più recente di 11 e in questo modo si avranno anche tutti i driver più aggiornati. Windows 11 si presenta in maniera super stock, non c'è il bloatware, Minis Forum non aggiunge mai nulla ed è davvero un bene. La mia configurazione è quella con 16 GB di RAM, 512 GB di SSD ed il Core i5 11400H che è un bel 6 core 12 thread con max boost a 4.5 GHz, il TDP può arrivare anche a 45W, il processo produttivo è a 10 nanometri. Unica pecca, la presenza della scheda video integrata Intel UHD a 16 unità di esecuzione che sono un po' pochine per i lavori con carico sulla GPU. Ma devo dire che anche questo mini PC, come tutti quelli che vi ho portato sul canale, va benone. E come al solito l'ho messo anche alle strette con tutti i tool che utilizzo per lavorare su tutto Android e tutto tech. Chrome, OBS, Handbrake, la suite Office, Audacity, tutto ok. Anche Photoshop regge molto bene, mentre programmi che richiedono un carico massiccio sulla GPU vanno chiaramente più in difficoltà. O anche per esempio Premiere, che per tanti effetti video o per i render utilizza la spinta della GPU. Il modulo SSD non è tra i più rapidi in circolazione, ma volendo supporta anche il PCI Express 4.0, quindi può arrivare a velocità elevatissime con un secondo modulo. Quindi per farla breve, lavori di ufficio, produttività è assolutamente ok, anzi in realtà va davvero bene. Mentre per quanto riguarda i lavori con carico sulla GPU, questa integrata non va benissimo e difatti non è nemmeno ok per del gaming leggero. Però insomma poco male, si vede che è stato pensato per essere montato dietro a un monitor con attacco VESA per svolgere lavori da macchina easy, da ufficio. Anche perché in termini di rumorosità devo dire che si comporta davvero bene, perché il sistema di dissipazione funziona a dovere. Questo mini PC non va mai oltre gli 85 gradi sotto stress e per un sistema così compatto va benissimo. Ma come detto a inizio video, la sua somiglianza con il Mac Mini M1 di Apple è palese. Lui ad essere silenzioso è silenzioso. Non scalda nemmeno tantissimo, quindi ora vediamo le differenze tra
Questo Minis Forum è il Silicon M1 di un Mac Mini. Cinebench restituisce circa 1443 punti in single core e 9260 in multicore per i mini PC Intel, 1524 punti in single core e 7830 in multicore per i Mac Mini M1. Geekbench 5 restituisce risultati in linea con quanto già visto con Cinebench, con uno score in single core di 1490 punti e di 6596 punti in multicore per i mini PC Intel, mentre per i Mac Mini M1 1760 e 7644 ovviamente single core e multicore. Risultati molto interessanti, ma si tratta pur sempre della undicesima generazione di processori Intel. Sappiamo bene che la dodicesima cambia tutto e non vedo l'ora di vedere mini PC con la dodicesima generazione. Eh sì, chiaramente non è un Mac Mini M1, ma non è nemmeno così male. Ed è certo, anche la stessa Minis Forum ha fatto dei mini PC molto molto più potenti, alcuni li abbiamo visti anche qui sul canale, alcuni veramente potentissimi su cui si poteva fare tantissima roba, ma questo secondo me può essere, per il fatto che è sottile e leggero, una valida opzione per tutti quelli che devono lavorare di Suite Office, browser web, multimedialità e poche altre cose. In questa configurazione qui, Core i5, 11400, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, costa circa $429 sul sito ufficiale. Un prezzo ok, ma sul sito Minis Forum ogni tanto vengono fuori dei banner e sconti totalmente random che abbassano il prezzo. Secondo me, se vi interessa questo esatto form factor, la configurazione più interessante è quella barebone, che l'ho vista sul sito Minis Forum, spesso anche sotto i 300€. E per chi non lo sapesse, le versioni barebone sono quelle senza SSD e RAM, che potete aggiungere tranquillamente voi, e se sapete i prezzi delle SODIMM di DDR4 e dei moduli SSD M2, insomma, sapete bene che costano davvero poco. E rispetto alla configurazione già preassemblata che vi dà Minis Forum, potete risparmiare tranquillamente tra i 30 e i 40 euro. Voi, se avete già SSD e RAM, lo sapete, le versioni barebone convengono sempre. Insomma, non una bomba, non super clamoroso nel prezzo, ma volevo farvelo vedere lo stesso per il suo design, le buone prestazioni per la CPU e anche per le temperature e la sua silenziosità. È vero anche che c'è da dire che ultimamente, anche per i mini PC, è sempre più difficile trovare i prezzoni di una volta, ma tant'è. Ci dobbiamo fare l'abitudine, anche per oggi è tutto, un saluto da Bernardo per tuttotech.net, ciao!